un saluto a tutti ragazzi da Messi91, oggi siamo su Dragon Ball Xenoverse in compagnia di Iceberg, qui sempre nel nostro Toki Toki City, se non mi ricordo male, sì Toki Toki City. Ok, allora, là c'è il nostro fiero allenatore che ci osserva e ci scruta da lontano e ci giudica tantissimo pensando che siamo degli scansafatiche, ma fa niente. E là c'è Krilli, no Krilli, tu non sarai il nostro allenatore per ora. Allora, guardando le missioni parallele prima di iniziare il video ho notato che questa ha due requisiti che non abbiamo soddisfatto. E questa missione, se non sbaglio, è quella che ci viene data da Raddish appena dopo aver finito la quest principale, ci viene data questa. Quindi io proverei a rifarla. Questa volta la faremo in live, così dal vivo. La prossima volta, se dovremo rifare missioni che abbiamo già fatto, farò magari un montaggio Uber e faremo tutto in pochissimo tempo, per risparmiare tempo. Allora, Vegeta, decisamente Vegeta, Goku e Junior, perché il nostro allenatore ce lo dobbiamo portare, così cresce l'affinità. L'unica cosa che mi viene in mente potrebbe essere tenere Raddish sopra un certo livello di vita, visto che lui ci ha dato la quest, e non saprei. E andremo a caso. Molto probabilmente monterò pure questo pezzo, perché se devo provare 20 volte, voi capite che non posso fare 6 ore di video. Aia, aia, non iniziamo subito, che io c'ho qua Vegeta Super Uber Bullo Deluxe, che non so usare mai. Ma muori, Kakarot. Dove sei? Kakarot. Che casino, mio Dio. Beh, qualcuno ho colpito. Vai, iniziamo a lanciare bombe di vita. Se mi lasciaste fare, io farei anche prima rispetto a voi, se vi levaste tutti dalle scatole. Goku, Goku, Goku. Attacco Big Bang, schianto meteorite, colpo luminoso. Che è colpo luminoso? Che? Ah, ok, figo. Inutile ma figo. E credo che ti prendrai questo in faccia, amico mio. Oh mio Dio, è super efficace. Dove sei? Cosa sto facendo? Questo è il solito ok, sì. E questa... Ok, capito. Oh. Con calma, perché sennò ti pigli questa in faccia. Perfetto. Con calma. E addio, pure a... Aia. Dai, muori, ti manca un cruffolo di vita. Perfetto. Chi arriva? Gohan. All'altra volta è arrivato Gohan, mi pare. Uè, sta facendo veramente uè. Ah, però ci fa male lo stesso. Dove sei? Se tuo papà ci va piano con te, ci penso io ad andarci giù forte. Ti devi fare gli affari tuoi, bimbo inutile. Ti devi fare gli affaracci tua. Non mi importa nulla se sei piccino picciò. Aia. Però hai rotto le scatole, nanetto. Carichiamoci. Non ci lascia caricare. Non ci lascia caricare questo bambino inutile. Aia. Veramente le sto prendendo da quel nano. Oh, vieni qua. Sì, vabbè, perché è incolpibile questo ragazzino? Scusa, perché gli piglia? Vegeta, dall'altra parte. Perché? Devi imparare che le devi prendere e stare zitto. Ok? Ok. Pigliati pure questa in faccia e muori. Tu e il Big Bang Attack. Non è morto mai. Non è morto mai e le sto prendendo anche tanto. Ok. Ok, ce la siamo cavata malissimo, ragazzi. Non mi ricordo fosse arrivato Gohan, quindi una delle condizioni forse era appunto tenere Raddish con la vita alta in modo che arrivasse Gohan. Lascia stare il mio popò, ok. Attacco speciale doppia domenica, doppia domenica veramente. Questa mia è nuova, che è doppia domenica. Però ok, abbiamo fatto robe. Credo che abbiamo fatto bene. Adesso andiamo a controllare e vediamo se abbiamo finito tutto. Mi avete detto che se finisco le missioni con attacchi speciali guadagno più oggetti rari. Io ci provo.
Ecco, infatti, finisci con Raditz oltre il 50 e sconfiggi Gohan. Si capisce che avere Raditz con un determinato livello di vita avrà fatto arrivare Gohan. Ce ne sono un casino di queste cose da sapere che non sono spiegate da nessuna parte, quindi si va a tentativi. Speriamo di beccarle tutte. Allora, abbiamo avuto doppia domenica. Set di abilità. Qui? No. Esplosione solare. No, grazie. Preferisco doppia domenica che non so cosa sia, ma almeno la provo. Maligna colpo del raggio maligno schianto meteorite. Ok. Ok. Dobbiamo essere pronti a tutto, ragazzi, perché ora tocca a noi combattere. Non potremo scegliere altri personaggi. Perché dobbiamo andare a fare la missione principale dall'altra parte. Messi, però devi andare dall'altra parte. Non mi odiare, Iceberg. Ti tieni l'allenamento così. Fai un po' di corsetta, ti fa bene. Qui non c'è nessuno che vuole parlare con noi? No, perché siamo brutti e puzzoni, perfetto. Zeekok, manco tu? No, manco Zeekok, perfetto. Lui a volte ci dà gli oggetti, cioè è quello l'unico che ogni tanto ci regala qualche oggettino. Gli altri sono tutti avari e non ci regalano nulla. Lui invece ci supporta. Salve, signor Trunks. Hey! Sono pronto per il prossimo incarico. Vuoi un incarico nella pattuglia temporale? Yep. Conto su di te. Conta, conta. Vediamo un po', Raditz. Dopo Raditz ci saranno Vegeta e Nappa, suppongo. O Piccolo. È vero, Piccolo, no? Piccolo però era prima di Raditz. Piccolo, non Junior, il padre. Ta 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 ta. Damn! Ok. E non me li ricordavo così scimmiuti, però va bene. Salve. And you just revived as well. Vi ricordavo un po' più piccini. Aia. Right here, history is changing. I would really appreciate your help. Vado! Non ci ha messo 3 puntate per dirlo, ok, è già un progresso. Eccoli, me li ricordavo più così. E vedendo uno così io prenderei spavento. Vabbè che Freezer ancora non lo conoscono, però prenderei spavento comunque. Infestazione, il flagello dei Cyberman. Ok. Ma come siete carini e pucciosi. Carini e coccolosi, ragazzi. Carini e coccolosi. Allora, iniziamo a provare un po' di attacchi appena ci si caricano. La miseria, ne è già morto uno. Siamo un po' overpower. Cioè, con una combo ne ammazzo uno. Ok. No, non mi ha fatto fare l'esplosione maligna. Ah, ok, questa è quella di Junior. Mentre questo. Wow, figo. Mi piace. Però devo usare l'attacco di Junior per far crescere l'affinità, come al solito. Ma sì, ma con una combo ne secchiamo uno, cioè, che problema c'è? Con la X, doppia domenica, ecco, un altro attacco. Le sto prendendo perché voglio vedere gli attacchi. Questa è veramente la professionalità di un combattente. Ma morite tutti. Vai, doppia domenica. Qualunque cosa sia è carina. Ci penso io, levatevi tutti. Fatto. Sì, ma sono delle pupù. Muori? Ok. E doppia domenica.
E non ce l'ho fatta mai. Tutta tua. Non so se si può caricare quell'attacco, non ci ho fatto caso. Ho tirato una padellata a due in un colpo solo. Vabbè, erano scarsissimi però. Quello là è grigio, si sono dimenticati i colori. Ah no, ok. E credo che tu abbia ragione, sai. E raffica potenziata max, non ce l'abbiamo ancora, okay. Che cosa sta facendo il mio personaggio? Perché attacca i moscerini dietro di lui? Ok, sì, credo sia caricabile. No, non è caricabile. Devo usare questo attacco, che però devo usare da vicino, sennò non serve a nulla. Ok. Ah, ce l'ho, so come usarlo, così. Oh yes, bitch. Scusate, le parolacce, Messi. Le parolacce, anche se sono piccine. E sto picchiando i moscerini come al solito. Ma ve ne state fermi voi altri? Vi fate picchiare in santa pace? Siete degli scarsoni. Le prendete e basta. Non sto leggendo mai cosa stanno dicendo qua sotto. Oh! E muori. A caso, brutalmente a caso, non ho colpito nessuno. Ottimo. Sì, sì, ci penso io, te preoccupa. Te preoccupa, li secco tutti io. Tanto sono degli scarsoni, guarda, anche due per volta. Ah, non ho più di attacchi, peccato. Me la sono presa troppo comoda. Ok. Ma ce ne sono ancora, mi stavo divertendo. Dai! Mi stavo divertendo tantissimo. Incredibile. Absolutely incredibile. Grazie, Junior. Avanti. Ma veramente, ecco, ah, ci sono anch'io, perfetto. C'è una perfetto. L'arrivo dei guerrieri Saiyan, ok. Con questo sguardo inquietantissimo, questo sorriso brutto. E ovviamente se la piglia con me, mica con Yugno. Con Yugno. Ho sbagliato. Ma sì, non te preoccupare, facciamo così e siamo tutti felici. Ah. Oh no. Il mio maestro, non puoi uccidere il mio maestro, mi serve. Signor Nappa, il mio maestro. Piccolo, colpa tua, bambino inutile. Come far scendere l'autostima di un bimbo, poverino. Ci penso io. Faccia! Posso fare un attacco o no? Ma non è vero, è una mezza calzitta. Calzitta. È una mezza calzitta. Vieni qua. Sono più forte di te, brutto schifo. Krillin, just stay back. I'll take it from here. They're okay. Come on, let's go. Dad? Cioè ora dovrebbe sciottarlo tipo con una gomitata. No, non è così che dovrebbe andare. Esattamente. Ok, lo sciotto io, Nappa, non ti preoccupare. What
the heck are you doing here? Kakarot! Ehi là! Ma perché sparisce? No, mi ha preso! Non sarà mica... Scusate, devo provare una cosa. Ah no, ok, l'ho colpito. Vedendo che non lo colpivo ero andato un attimo in paranoia. Pensavo avesse una cosa che vi spiegherò quando la incontreremo, che rende gli scontri molto sbilanciati verso il computer. Cioè verremo massacrati di botte mentre i nostri colpi rimbalzeranno sui nemici come se fossero di gomma. Bello questo attacco testata, ma siete tutti delle pippe. Ma sono io che sono troppo forte, fatemi capire. Sono troppo su di livello, non ho capito. Perché muoiono così in fretta? Questo attacco è fighissimo, tra l'altro. Vorrei colpirlo, però è fighissimo. Aia. Giubo, sì, se me lo lasci picchiare un po' anche a me magari. Vai anch'io. Poverino. Ragazzi, mi è venuto un dubbio incredibile. Mi sa che il controller parla, quindi si sentirà tutto nell'audio. Porca paletta. Concludi, oh yes, superata, yeppa. Ok ragazzi, abbiamo superato anche questa parte di missione. C, perché ho preso C? Ho sconfitto tutti in modo fighissimo. Perché ho preso C? Le ho date a tutti, a tutti. Non è giusto. Ok ragazzi, ci fermeremo qui. Ora se si può tornare a Toki Toki City ci torneremo. Ciao Trunks, me ne vado con indifferenza, guarda. Con indifferenza proprio. Ok, mettiamoci qua e livelliamo. Allora, abbiamo 6 punti attributi a questo giro. Metteremo un punto qua, come abbiamo detto di fare. E così faremo. Perfetto, così tiriamo su un po' gli attacchi, un po' la vita. Per ora il vigore e l'aura non mi danno fastidio così. Riesco a gestirli bene. Ok. Vendiamo, esattamente. Guardate quanti soldi ci danno. 15.000, noi con tutte le missioni che abbiamo fatte ne abbiamo fatte su 7.000, quindi questa roba, per quanto inutile possa essere, è valutata parecchio. Quindi vendiamola tutta, sì. Cioè non c'è nulla da comprare veramente? Niente ragazzi, ce ne staremo così perché non c'è nulla da comprare. Però ho scoperto una cosa. Guardate che bei piedini che ha il nostro personaggio, però se noi gli leviamo le scarpe... Cioè come cacchio fanno... quelle fette a stare in quelle scarpette. Non è possibile mai nella vita. Comunque ok. Ma neanche queste. Cioè come fanno ste cose? Ok. E in compagnia di questi due tizi che non sono Yanko e non sono Kiki, vi auguro una buona giornata. Vi chiedo like e commenti al video ed iscrivetevi al canale. Alla prossima, un saluto a tutti. Sembriamo tre pirla. Guarda, cioè, ci riprendono pure in TV. Guardate, guardate. Tre pirla, vabbè.